Giornalaio, cambia mestiere, merda, sei proprio una merda, ti sputassi in faccia, luta. Ho detto dammi prestito, hai capito mi hai, oh, ma che cazzo vuoi? Altre 450 persone sì. Dirette verso l'Italia. Sì, Salvini, sì, sì. Nessun porto disponibile, amico. No, dunque, avanti tutta. Blocchiamo i porti. Malta, se li prenda Malta, dato che non è nella zona maltese, siccome Malta non se li vuole prendere, non ce li prendiamo nemmeno noi. È inutile che se rompete il cazzo, dai. Se li prenda Malta. L'unica cosa che non permetterò è che finisca a Taraluce vino. Pacca sulla spalla, sorrisino. Chi si è visto e domani ne sbarca qualcun altro, no. Quello che ho fatto con le imbarcazioni regolari o irregolari in queste settimane, posso promettere a chi ci ascolta, continuerò a farlo fino a che gli scafisti non avranno cambiato mestiere. Bisogna salvare le persone e portarle però non in Italia. Portarle non in Italia. Siete un bluff, questo è un bluff. Ma chi lo dice dopo... che non bisogna salvare le persone? Intanto, ma grazie. È una truffa questa roba qua. E andasse a pulire il culo agli anziani del suo paese. Salviamo le persone che stanno per morire. Ma chi dice il contrario? Truffatori, siete dei truffatori. Tu è Veronesi, l'altro è un rimorchiatore. Ma che cazzo dici? Parenzo, un mese di governo abbiamo fatto più di voi. Vorreste aver avuto dei ministri così? Immigrazione ridotta ai minimi termini, vitalizi aboliti e avanti così, Parenzo, è finita la pacchia per voi! La sinistra non conta più nulla, solo giornalisti, chiacchiere e frittelle! Parenzo, è finita! Questa sì. Non è una repubblica presidenziale. Contro Mattarella. Questa è una repubblica parlamentare. Il divino contro Mattarella. Ciascuno pertanto resti al proprio posto senza debordare. Vado a vedere la finale dei mondiali a cupare la Francia. E speriamo. Perché di vedere Macron che saltella proprio non c'ho voglia. Mattarella è favorevole alle migrazioni irregolari. Giovanni, tu sei un immunito. Sta come è noto. Ma io sono fascista per me, io sono un fascista democratico. Beh, hanno detto che stoppavano le navi, che ci sarebbe stata una stretta sui migranti. Stretta sui migranti. Ieri mia moglie alle 12 al parco della Albanese a Bissuola è stata aggredita da un negro. Da un negro, così ha scritto. Sarà un provvedimento dei 5 Stelle, dei 5 Stars e della Lega, approvato anche da Salvini. Però pure il PD si è accodato, eh? Cioè, anche il PD si è accodato per non essere accusato. Vedete la politica, no? Come fa a cambiare le posizioni. Il PD si è accodato alle decisioni di Fico sui vitalizi per non fare la figura nel paese, pur dicendo, beh, è un provvedimento demagogico, non cambia niente. Però sono stati d'accordo. Tu capisci, no? La follia di questa roba. Il barone nero, ci voleva pure il barone nero. Passato il con la pallone si può nero, dire barone nero come nero. Si può dire negro, è una parola è una parola lecita, sì. Ed è la parola corretta. I scusi, negri sono negri, i bianchi sono bianchi. Che finale è per il barone nero, quella tra Francia no, e Croazia? Quindi fra Africa e Croazia assolutamente tengo per la squadra, l'unica squadra europea in campo. Ma scusa, come tra Africa e Croazia? Cioè tu stai dicendo barone Francia, nero? Domani c'è la partita fra la Patriottica e Bianca Croazia e il misto Africa di Macron. Io vedi tengo che io senza per la sapere... bianca e patriottica Croazia, cioè, questo... fra appunto. Europa bianca e Africa, sì, Africa. Africana. L'allenatore Europa della Francia bianca. Si chiama Deschamps, è uno bianchissimo, che cazzo c'è adesso? Vabbè, io gli arrivederci, va, ciao. I giocatori veramente francesi. Ciao, ciao, Yonghi, ciao, Barone, ciao, ciao. Libro che dovranno scrivere. Cioè tu dici si fanno pubblicità, Peronesi si fa pubblicità per i libri o per le cose che deve fare? Ma questa cosa sicuramente gli porterà una bella pubblicità, secondo me. Ma no, guarda, devo dirti la verità, per me io non credo che lo faccia per pubblicità, penso che sia convinto. Ma se la vuole palese che l'ONG viaggiano per scopo di lucro, e Parenzo non ha usato dire niente. Vabbè, allora, ma chi se ne frega, ragazzi, su, adesso non lo so. Sì, vabbè, una cosa da approfondire, i soldi dell'ONG, va bene. Non è... questi ignoranti che prendono 20.000 euro non sapendo un cazzo come fisco e non pagano la colpa. Si vergogni. Ho capito. Tolgano il vitalizio a tutti.
perché non possono pensare che il contributivo valga soltanto con i parlamentari. Io poi sono tornato in Parlamento, quindi non sono tra quelli guidati nel vitalizio, ma non me ne frega niente, mi pare orripilante che questa gente non sa fare niente. Io ho tolto il vitalizio a quei ladri, ma quali ladri? Loro sono ladri, ladri di dignità. Perché il magistrato non propone di limitarsi la pensione? Perché? Solo i parlamentari, per fare una finta bella figura di quei quattro pezzi al culo che sono i 5 Stelle. Il vitalizio dei parlamentari è un privilegio. Fare il presidente della Camera senza un'idea in zucca e prendere 20.000 euro per avere quella faccia di uno che pensa di aver fatto la rivoluzione. È una vergogna che gente così ignorante, che non ha fatto mai neanche il consigliere comunale, diventi presidente della Camera. È uno schifo. Sì, è ma una scusa, merda assoluta. Ma cosa c'è? Ma non l'hai visto ieri come ho trattato il loro ministro? Uno che fa il ministro e fa 50 errori di grammatica nel suo programma. Ma che roba è? Sì, è quello della cultura. Ma scuola. Lo stipendio a Ronaldo è un insulto alla cultura. Sì, è un insulto alla cultura. Cioè, nessuno viene pagato 130. Umberto Eco non era pagato 130 milioni di euro per un cacatore con il suo piede di merda che fa un gol per un gruppo di persone di merda come te che lo guardano. Ah, vaffanculo. Esatto. Il popolo si albera per tutti questi soldi e questo cacatore con il suo piedino del buco del culo. Ma cosa c'è? Ma, guarda. Buongiorno popolo di Pontida! È meraviglioso vedere quanto è grande la famiglia della Lega, perché la Lega è una grande comunità fatta di uomini e donne per bene. I clandestini! Se li prenda Macron! Uno ha diritto di essere allarme. Ha diritto di essere Novax? Secondo me sia. Salvini non fa paura a nessuno. Ma quasi, cioè, se lo dici tu, siamo d'accordo. Abbiamo permesso a soggiorno. Non abbiamo patente, non è un patente. Perché un permesso a soggiorno, un carta a soggiorno, vieni, metti i punti, 20 punti. Quando prende la multa ti tolgono i 5 punti. Quando hai avuto i problemi ti tolgono i 5 punti. Ma sì, stai scherzando? Beh, il permesso di soggiorno a punti è meraviglioso. Devi essere open mind. Alla Fiat negli ultimi 2 anni hanno fatto 41 scioperi che non riguardavano neanche l'azienda direttamente, perché erano fatti per solidarietà. Ma Marchione ritiene ancora sta gente qua? 41 scioperi in una ditta normale, che non sia la Fiat, una ditta privata, ti fanno 41 scioperi, devi chiudere. E questi io li caccerei tutti a calci in culo, non ho capito, ma che razza di operai sono? Fanno uno sciopero cosa? Al mese? 2, 3? Quanti sono? 4 scioperi al mese? Più i festivi? Ma stiamo scherzando, ma dove pensano di essere? A Gardaland? Volevamo sapere come avete reagito a Napoli alla notizia dell'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. Se mi cazzo dice la palla del culo per la Juve, mi ha fanculo qui a Juve. Da parte non me ne frega proprio, io penso soltanto in Napoli. Lei sta rosicando, le fa rabbia che sia arrivato un grande campione? No, non è rabbia, perché Ronaldo fa la stessa fine di Ugaino, se lei non lo sa, cioè a me non mi interessa proprio. Ma deve essere contenta, arriverà di nuovo seconda in campionato. Cerca di non rompere il cazzo, si vede anni di 19 agosto quando comincia il campionato. Senti, ma ho letto che vai vestito da Cristo gay al Gay Pride. Andrò al Napoli Pride vestito da Cristo. Sì, ma un Cristo gay? Un Cristo evidentemente può essere anche omosessuale. Non so se sia il cognome o giustamente un epiteto. Io non so come si chiama, un bigotto. Sì. Mio nipote è stato in Inghilterra a fare i master. Non dovrebbe pensare ai santi, basta! De Capitani ci hai rotto le palle, basta, fa il prete, fa il prete! E se no vai a lavorare come facciamo noi, alzati e sei mezza, vai in fabbrica e vai a lavorare, vieni in cantiere da me! Ci sono viste, chiamiamole donne, infilarsi una croce nel deretano di fronte alla basilica. Più diritti civili gli omosessuali ottengono, più ne perdono gli etero, cioè le persone normali. Negro è semplicemente un epiteto che indica un colore, poi ognuno ci mette il significato che vuole. Ma tu puoi sparare 400 dal barcone, dai, per favore. Ma non sta buttando fuori, dice semplicemente che non deve attraccare in Italia, è una cosa un po' diversa, cioè non è che certo, nessuno vuole fare affondare il barcone, cioè si sta semplicemente dicendo, secondo me giustamente da questo punto di vista, che non deve attraccare in Italia, punto. Deve, siccome è stato, come dire, raccolto, è stato visto, è stato individuato in acque maltesi, le prenda Malta, cioè... Ah, ok, ma li prende anche Malta, ma poi ma va bene lo stesso, c'entra. Poi ma che c'entra? Allora ti senti, parli di libertà, libertà, allora... di parola. E
allora... perché non c'è la libertà di movimento? Me la devi spiegare. Tu stai paragonando la libertà di parola con la libertà di movimento a prescindere dalle frontiere e a prescindere dalle... La differenza c'è, è che se un la differenza c'è, è che può, no, ma può essere la differenza... libero di parlare, sì, non può essere libero di muoversi. La differenza, no? È che sei un imbecille. Spiegamelo. La differenza è che sei un imbecille, sì. La vera differenza è che questa cosa qua ti dimostra, questo paragone che fai, dimostra che sei un imbecille. Tu sei un coglione. Francesco, quindi, dunque, la domanda è talmente ridicola che non ti posso rispondere, mi dispiace. È ridicola. Cade la domanda. Cade la domanda. Non sai rispondere. Non esistendo la domanda, non ti posso rispondere. Ma sei anche sordo allora. No, non esiste la domanda. Sei anche sordo. Quello non c'entra niente. Ma non esiste la domanda, capito? Non esistendo la domanda, cade tutto. Allora, dimmi, allora, te la cade ripeto, tutto. Che differenza c'è tra la libertà di espressione e la libertà di movimento? Domanda. Mi dispiace. Che cazzo, è difficile per te. Mi dispiace. Sei un giornalista. Cade la domanda. Sì, ma essere laureato e fare il giornalista, che non vuol dire niente per me, ma comunque ti rispondo perché tu dici così. Sì, ma non significa. Sei studiato. Sì, appunto, rispondi. Ho talmente studiato che di fronte a una domanda inesistente, purtroppo posso dare risposte inesistenti. No, non sai rispondere. Cioè, non c'è domanda, non c'è risposta. Non essendoci domanda, non c'è risposta. Mi stupisci perché pensavo che riuscissi a dire qualcosa di sensato, ma non ce la fai. Senti, la libertà di espressione, la libertà di espressione non è negata a nessuno. La libertà di movimento, la libertà di movimento è legata alle legislazioni dei singoli stati. Ti piace come risposta? Ti piace come risposta o no? L'hai capita? L'hai capita o no? Non l'hai capita. Simone da Roma. Simone da Roma, metti qualcosa dentro il cervello. Simone da Roma. Pronto? Vaffanculo politicamente corretto. Vaffanculo.